Gli avvocati abruzzesi si sono ritrovati all'Università di Teramo per parlare di avvocatura virtuosa, come recita il titolo del convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati della provincia di Teramo. L'incontro ha visto la partecipazione, come consuetudine annuale per Teramo, dei vertici del Consiglio Nazionale Forense. È stato infatti il presidente Andrea Mascherin ad aprire il convegno e a dichiararsi soddisfatto del dato secondo il quale in provincia gli avvocati sono in crescita e si attestano, secondo le rilevazioni di febbraio 2018, a 1.216 professionisti, circa 1.600 con i praticanti. In provincia di Teramo continuano ad aumentare gli avvocati, dunque questa professione è in ascesa. Ma io sono felice che aumentino gli avvocati, perché più avvocati ci sono, più le democrazie sono garantite. Poi fare l'avvocato in Abruzzo in questo momento è particolarmente difficile per quelle che sono quella che è la crisi che è derivata dal sisma, oltre alla crisi generale, e quindi un doppio apprezzamento per chi fa l'avvocato in Abruzzo già da tempo e per chi vuole farlo, perché è una vera e propria sfida, tutto il nostro appoggio e simpatia. Soddisfatto della partecipazione all'evento formativo, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, che ha annunciato con piacere la decisione del CSM di mettere a concorso 3 posti di magistrato per il Palazzo di Giustizia teramano, dopo le tante sollecitazioni fatte dall'Ordine in questi anni. È stata una lotta abbastanza lunga, forte, e il CSM ci ha sentiti e finalmente hanno messo a concorso con un concorso straordinario 3 posti per magistrato, non MOT, ossia magistrati di prima nomina, ma magistrati che vogliono trasferirsi e venire qui a Teramo. Quali sono i problemi della categoria forense? Beh, i problemi della categoria forense sono tanti, cioè, il problema è che la mancanza di personale del tribunale, per cui le cancellerie viaggiano a rilento, quindi ci sono lungaggi, le cause che durano tantissime, perché appunto noi abbiamo adesso attualmente magistrati che hanno un ruolo di 1.500 cause e quando dovrebbero averne 500, 600, questo è il numero a loro assegnato, per cui abbiamo rinvii anche a 3 anni e questo non è possibile, perché il cittadino in questo modo non ottiene giustizia in tempi quantomeno ordinari, in tempi normali.